Qual è il problema attualmente per quanto riguarda la comunicazione in Italia? Il problema dell'informazione è un problema grosso dell'Italia, che ci portiamo dietro da tanti anni. Il primo problema è la concentrazione del controllo della proprietà dei media prevalenti in poche mani, che sono mani politiche o di soggetti economici vicini ai partiti. Allora, che cosa bisognerebbe fare quando e se ci sarà una maggioranza parlamentare, politica, di governo adeguata? Uno, una legge sul conflitto di interessi. Chi controlla media in modo diretto o indiretto non può candidarsi, non può fare politica, non può andare al governo, non può entrare in Parlamento. Certo. Punto primo. Quindi una legge ben articolata, severissima, sulle incompatibilità e contro i conflitti di interessi. Secondo punto, una riforma della RAI. Sottrarla al controllo dei partiti e dei governi e ridarla ai cittadini, con delle proposte che ormai ci sono, girano nei movimenti, nelle associazioni, le abbiamo portate all'attenzione pubblica. Per esempio fare una fondazione indipendente controllata dai cittadini per esprimere il consiglio di amministrazione e i dirigenti. Si potrebbe anche sperimentare, perché no, una forma di cosiddetta democrazia diretta, cioè far votare il consiglio di amministrazione attraverso la presentazione di curricula su internet, che possono essere controllati, discussi per mesi prima, con dei criteri professionali di merito, da parte degli abbonati RAI. Peggio di quello che fanno i partiti e hanno fatto finora i cittadini, gli abbonati, secondo me non riuscirebbero a fare. E chiaramente il nodo è il criterio di nomina del consiglio di amministrazione e quindi poi del direttore generale, dei direttori di rete e dei direttori di TG. Sottrarli alla politica dei partiti, ridarli ai cittadini. Un'altra ipotesi, sempre dentro questa logica, è far votare il CDA della RAI da parte di organizzazioni, di una rappresentanza di operatori professionali del settore. Perché questo è importante? Perché la televisione generalista, comunque comunica, è la fonte principale dell'informazione, quindi della rappresentazione della realtà, per milioni di italiani, per la maggioranza assoluta degli italiani che non accedono a internet, non leggono i giornali, non leggono i libri, non partecipano ai dibattiti. E poi un'altra cosa altrettanto importante è una riforma antitrust, cioè contro gli oligopoli, contro le concentrazioni, per suddividere il potere della comunicazione, il potere editoriale, il potere pubblicitario. Tanti soggetti in concorrenza tra loro, nessuno prevalente. Per esempio, al massimo una quota di una TV nazionale controllabile da un unico soggetto economico. E poi una riforma, una legge ben studiata per sviluppare la rete internet. Intanto l'alfabetizzazione digitale, perché milioni di italiani sono fuori dall'alfabetizzazione di internet, del digitale. E poi sviluppare l'infrastruttura della banda larga, perché una parte consistente del territorio nazionale non è coperto la banda larga. Quindi sviluppare il segnale, la rete, l'infrastruttura, la cultura digitale e la libertà, con delle garanzie e dei limiti, dell'accesso alla rete, con pari opportunità ed uguaglianza di tutti nell'accesso alla rete. Questo è fondamentale. Poi deve migliorare anche la qualità di quello che viene, la qualità, e quindi dei controlli più rigorosi sulla deontologia e sull'etica. Ma le leggi non bastano se non migliora la qualità complessiva della cultura e dell'etica professionale, del giornalismo e della cultura in Italia. Finché vengono premiati i peggiori, i più servili, i più spietati nella diffamazione, i più capaci di impaginare una rappresentazione di realtà collegata agli interessi dei partiti, dei gruppi economici, è chiaro che molti italiani saranno prigionieri di una rappresentazione falsa della realtà. Creare un'opinione pubblica, estendere un'opinione pubblica indipendente, libera, in grado di accedere direttamente alle informazioni, di condividere le notizie e le opinioni, è il fondamento dello sviluppo della democrazia in questo paese. Bene, grazie.